Igor Iezzi, siamo in centro a Milano, in via Dante, e questa pre-raccolta firme per il referendum sta avendo successo. Sì, sta avendo molto successo, poi domani si parte ufficialmente, oggi era un assaggio e c'è stata molta partecipazione da parte della gente, oltre ai nomi noti che sono venuti oggi. Abbiamo aperto il banchetto subito, tanta gente, evidentemente alcuni temi come quello della legge Merlin, quindi per regolamentare e tassare la prostituzione, quello sulla Fornero, la riforma delle pensioni e il problema che ha creato con gli esodati, sono temi davvero sentitissimi dalla gente. Qual sarà quello, secondo te, che riuscirà più facilmente a raggiungere il quorum? Io penso quello per abrogare la legge Merlin e quello per abrogare la Fornero. Sicuramente sono i due temi più sentiti. Gli altri vanno spiegati un po' di più, però credo che anche sugli altri, quando partirà la raccolta firme, ci sarà possibilità di far capire alla gente alcune cose. Per esempio quello sulla prefettura, quando spieghi alla gente quali sono i veri enti inutili, quanto ci costano le prefetture, secondo me la gente non può che essere d'accordo con noi.